gli scambi giovanili internazionali per favorire l'integrazione culturale e contribuire alla pace nel mondo. Con questo nobile obiettivo nacque nel 1915 l'American Field Service, oggi diventata Intercultura Onlus, attiva in 65 paesi per promuovere fra i ragazzi delle superiori l'esperienza di frequentare un anno scolastico all'estero, ospiti di famiglie. 3.000 i progetti attivati ogni anno in Italia, fra i 20 e 30 in Romagna, finanziati da borse di studio. E proprio per coprire i costi di queste borse di studio è stato organizzato un concerto sabato 23 settembre al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, dal titolo suggestivo Giro del Mondo in 7 note. Intercultura è una Onlus, è un'associazione quindi che non ha scopo di lucro ed è un'associazione di volontari. Proprio pochi giorni fa guardavo delle cifre aggiornate e solo in Italia siamo circa 400, anzi scusate, quasi 4.000. Noi abbiamo una finalità molto alta, che è la pace, che detta così è una roba enorme, insomma, se a volte può sembrare anche utopistica, però noi volontari ogni anno che inseriamo ragazzi provenienti da ogni dove, di diverse culture, religioni, estrazioni sociali, nelle nostre famiglie, vedere gli sforzi che fanno proprio per venirsi incontro, per evitare conflitti, per superare crisi, bene, ci fa capire che questa modalità funziona. E noi, insomma, noi ci esaltiamo molto quando questa cosa funziona. Alla fine dell'esperienza i ragazzi se ne vanno contenti e tornano sempre, proprio come dei figli, con un'altra mentalità. Avete organizzato quindi una serata concerto al Museo Internazionale delle Ceramiche per raccogliere fondi per finanziare che cosa? Ovviamente l'autofinanziamento ci serve anche per nutrire un po' le casse della nostra associazione, dal momento che noi vogliamo far fare, nei limiti del possibile, delle attività ai ragazzi che ospitiamo. Ovviamente però una serata come quella di sabato sera ci dà la possibilità di avere più visibilità, quindi di farci conoscere meglio, perché alla fine della fiera la speranza è sempre quella di conoscere qualche filantropo, qualche persona che si appassioni al nostro progetto e che magari abbia la possibilità di aiutarci a far partire anche un solo ragazzo in più, magari del territorio, perché no, ecco. Quindi viene fatta da un lato per raccogliere fondi, dall'altra ovviamente per farci conoscere al maggior numero di persone possibile. Qual è la storia che lega il MIC di Faenza a questa associazione Intercultura? Un artista americano famoso, diciamo, di un gruppo con Pollock, che ha preso poi un grande piede negli Stati Uniti, diventato famoso, e anche in Europa, William Condon, si trovò a Faenza durante la guerra, proprio nel periodo del bombardamento 1944 del museo, e partecipò alla, così, per uno spirito di volontariato, alla ricostruzione del museo, alla ricerca dei reperti, e mise insieme proprio una ricerca fondi, perché fu stimolato da Ballardini in quel periodo, che, come sappiamo, si rivolse a tanti artisti per la ricostruzione del museo. Lui era un volontario di quella che era l'associazione americana da cui poi ha preso origine Intercultura. L'arte ha sempre accomunato tutti nel mondo. Intercultura cerca appunto di superare le barriere culturali dei vari paesi, delle varie popolazioni, e mischiarle, facendo una cosa interessante, che è quello di portare dei ragazzi in delle altre famiglie che li accolgono. Sabato 23 avete ideato un concerto jazz. Come mai la scelta del jazz e che tipo di jazz sarà? Il quartetto di Paola Fabris ha scelto questo tipo di musica perché il jazz è oggi una delle forme musicali con i confini più allargati e per sua natura con un grande senso di inclusione, e quindi ci sembrava essere molto in tema, no, con i valori di Intercultura. Inoltre Paola Fabris è una delle cantanti jazz, soul and jazz più affermate oggi in Italia, anche oltre i confini nazionali, per cui questo è anche uno dei suoi linguaggi con cui meglio si esprime. Quindi molto tradizionale, un jazz che può piacere sicuramente ai palati più sopraffini, ma a un pubblico molto variegato, molto vasto.